Buonasera Milano. Allora, come avevo previsto, il Milan va in semifinale e elimina un Napoli che si può mangiare le mani, perché comunque sia, quanti sono i punti di differenza? 20-25 in campionato tra Milan e Napoli. Quindi qualcuno dice no, ma il Milan adesso è più forte del Napoli perché ha vinto 4-0. Ragazzi, io non lo so se il proverbiale calo delle squadre di Spalletti, che è semplicemente arrivato un po' più tardi quest'anno, e magari ci potrebbe anche stare perché la pausa ha sballato un po' tutto, e quindi il calo delle squadre di Spalletti, che di solito arriva prima, potrebbe essere arrivato dopo, quindi potremmo leggerla anche così. Insomma, possiamo leggerla come volete, però la realtà è questa: il Milan è in semifinale. Io non sono sorpreso, tutto sommato, secondo me, ha meritato nelle due partite. Avrebbero dovuto concedere il calcio di rigore al Napoli, così come l'hanno concesso al Milan. Secondo me c'era il calcio di rigore per il Milan, c'era anche quello su, mi sembra, Lozano, se non sbaglio. Ecco, quello era calcio di rigore per me. Poi hanno comunque dato un rigore al Napoli, però a parte il fatto che è stato sbagliato, ma calcio di rigore tardivo comunque sia avrebbe determinato parecchio il rigore eventualmente assegnato al Napoli. Però questo non vuol dire che sarebbe passato il Napoli, eh? Dico solo che insomma i napoletani hanno anche il diritto di essere un po' arrabbiati per questa cosa. Poi altra cosa. E stamattina, siccome sono in macchina, stamattina ho acceso la radio e ho sentito un ascoltatore dire: non pensavo di vedere un nuovo Gullit, Leao come Gullit. Ragazzi, bevete di meno. Ma Gullit vale tutto il Milan e tutta la Serie A. Prendi tutta la Serie A e vale, Gullit da solo vale tutta la Serie A di adesso. Ma stiamo scherzando? Ma qualcuno di voi l'ha visto giocare Gullit? Secondo me no. Quello che ha detto sta fesseria o è ubriaco oppure non ha visto giocare Gullit. Perché? Perché Leao ha questi strappi. Ma Gullit aveva questo e altre 100 cose. Potenza, molta più potenza. Colpo di testa che Leao, non lo so, non l'ho mai visto fare un gol di testa. Gullit era un colpitore di testa eccezionale, visione di gioco, tutte cose che Leao si sogna. Vabbè, comunque, chiudiamo questo discorso perché forse non meritava neanche di essere menzionato questo episodio, perché è talmente ridicolo che vabbè, lasciamo stare. E niente, quindi adesso vedremo stasera cosa farà l'Inter. Niente, è un momento storico, quindi faccio i complimenti al Milan per aver passato il turno e buon, dai. Faccio una domanda, vabbè, la domanda più banale. Avreste, agli interisti chiedo, avreste voluto il Milan in semifinale o il Napoli? E chiedo invece ai milanisti, preferireste eventualmente il Benfica o l'Inter in semifinale, però al netto della rivalità sportiva, perché altrimenti un milanista direbbe no, no, il Benfica, perché comunque così l'Inter sarebbe eliminata. Però dico, dal punto di vista della pericolosità dell'avversario, preferireste affrontare il Benfica o l'Inter? La risposta non è così scontata. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi!